tutto esaurito. Il Salone del Mobile a Milano, o meglio alla Fiera di Ropero, ma Como sembra averne catturato buona parte dei visitatori. In questi giorni, infatti, alberghi e ristoranti dell'Ario stanno lavorando a pieno regime. Se da una parte non si può che essere soddisfatti di questo dato, dall'altra ci si chiede se e come Como sarà in grado tra un anno di accogliere e gestire gli enormi flussi di Expo. Legittimo chiederselo alla luce, ad esempio, delle ultime cattive notizie sul cantiere del Lungolago, i cui costi, ma soprattutto i tempi, continuano a lievitare. Per ora gli albergatori e gli addetti ai lavori confermano il buon afflusso per il Salone del Mobile. Vero, questo evento sta portando tanta gente a Como, lo sento indirettamente dai miei colleghi albergatori e dalla società Villa d'Este, conferma Jean-Marc Droulers, presidente di Villa Erba. Rispetto agli anni scorsi c'è una ripresa, in passato l'affluenza al Salone del Mobile era diminuita. Evidentemente, continua Droulers, c'è una clientela che si è accorta che Como è più comoda rispetto al centro di Milano. Dalla fiera si impiega meno tempo ad arrivare a Como piuttosto che nel centro di Milano. È una questione logistica. Oltretutto, i prezzi di Como sono più ragionevoli. Per quanto riguarda Expo, Droulers ricorda che la riuscita non dipende solamente da Como, ma è un'intera filiera, dagli aeroporti ai ristoranti, a dover funzionare senza intoppi. Tornando al Salone del Mobile, anche Andrea Camesasca, vicepresidente degli albergatori comaschi, conferma che il movimento di questi giorni è tangibile, soprattutto nella fascia della Brianza si sente l'effetto salone. L'euforia che si avverte al Salone, aggiunge Daniele Brunati, patron del consorzio Como Turistica, ha effetti positivi anche sull'Ario, ristoranti e alberghi sono pieni. Peccato che nel periodo della fiera Como non offre attività collaterali, rischiamo così di essere un dormitorio. Creare eventi è importante, conclude Brunati, e lo sarà ancor di più durante Expo, perché Milano e le altre città lombarde cercheranno di trattenere i visitatori.